Buongiorno. Buongiorno a tutti. Se ci accomodiamo, mi scuso per il ritardo accumulato. Non siamo professionisti dell'organizzazione eventi, ma ce la stiamo mettendo tutta. Quindi se vi accomodate, iniziamo i lavori. Gentile pubblico, care amiche, cari amici, care compagne, cari compagni, mi chiamo Giosuè De Salvo e come portavoce del comitato organizzatore vi do ufficialmente il nostro più caloroso benvenuto all'Expo dei Popoli. Nell'anno in cui le Nazioni Unite stanno definendo i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile e un nuovo accordo globale contro il cambiamento climatico, Expo dei Popoli intende rispondere alla sfida lanciata da Expo 2015, nutrire il pianeta, mettendo al centro dell'agenda politica tre principi cardine e per noi irrinunciabili: il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei limiti naturali del pianeta, la subordinazione attraverso regole certe, cogenti e sovranazionali del diritto al profitto di pochi rispetto al diritto alla vita di tutti. Il forum darà voce soprattutto ai rappresentanti d'agricoltura a conduzione familiare e di piccola scala, emarginati dall'Expo ufficiale nonostante producano il 70% degli alimenti su scala globale, siano oggi i principali investitori in agricoltura, ma anche e purtroppo i primi a vivere sulla propria pelle ogni giorno i fallimenti del mercato nel garantire giustizia e dignità. Accanto ai contadini, agli allevatori, agli artigiani, ai pescatori di piccola scala ci sono i loro alleati naturali, le associazioni, le ONG e i movimenti di consumatori che credono nella sovranità alimentare come progetto politico di trasformazione delle nostre società. E oggi sono qui riuniti a Milano, provenienti da 50 paesi diversi del mondo, per un totale di 150 partecipanti a maggioranza femminile, che rappresentano ben 14 reti internazionali. Ecco, penso che il miglior modo per aprire questo forum sia quello di presentare queste reti una ad una e tributare loro il giusto riconoscimento. Inizio e invito ad alzarsi per accogliere il calore e l'energia di questa sala i delegati di RIPES, la rete intercontinentale di promozione dell'economia sociale e solidale. Invito e saluto la rete delle comunità del cibo di Slow Food International Terra Madre. L'Organizzazione Mondiale del Commercio Equo e Solidale. Scusate, mi sono perso un paio di loghi. Urgency, la rete internazionale delle comunità a supporto dell'agricoltura. Emozionato, scusate, sto facendo... La Global Call to Action Against Poverty, coalizione mondiale contro la povertà. Il Climate Action Network, network di azione sul cambiamento climatico. La Red Vida, rete di vigilanza interamericana per la difesa e il diritto all'acqua. La
la Via Campesina Internazionale. Il Comitato Internazionale di Pianificazione per la Sovranità Alimentare. Food Smart Cities for Development, la rete delle autorità locali europee che si stanno dotando di food policy ispirate alla sovranità alimentare. Mieleni Europe, che ha organizzato il primo forum europeo per la sovranità alimentare nel 2011 in Austria. La campagna Il nostro mondo non è in vendita, Our World is not for sale. Il coordinamento europeo della Via Campesina. Solo gli europei, solo gli europei. La rete di Hungry for Rights, affamati di diritti. E per finire, non c'è il logo, ma ci sono in sala con noi rappresentanti delle 12 città italiane che sono state attraversate dall'Expo dei Popoli in questi mesi. Quindi prego i rappresentanti di alzarsi se sono già arrivati in sala.